E adesso apriamo la pagina sportiva, parliamo di calcio, di Serie C, perché domani alle 14.30 il Pescara affronterà in trasferta il Lucca per continuare a sperare nel terzo posto. L'allenatore Auteri in conferenza stampa ha sottolineato l'importanza del successo, ma noi ci facciamo raccontare tutto in diretta da Enrico Giancarli. Enrico, buongiorno a te, quali sono le novità in vista di questo importante match di domani? Sì, buon pomeriggio Anna, bentrovati a tutti in diretta dall'EKK Hotel di Pescara. Da poco terminata la conferenza stampa del tecnico biancazzurro Gaetano Auteri in vista del match di domani, fischio d'inizio ore 14.30 a Lucca. Auteri ha sottolineato l'importanza dei tre punti per continuare a sperare nel terzo posto. Non ci sarà Drudi, sta meglio ma non verrà rischiato, out anche Chiarella, infortunato, e Pompetti squalificato. Andiamo ad ascoltare le parole del tecnico biancazzurro. Buongiorno mister, il classico punto della situazione su indisponibili, come sta Drudi, immagino che non sia della partita, e se c'è qualche altra defezione, come stanno i ragazzi, grazie. No, Drudi no, e vabbè Pompetti no, Blanuta è nazionale, Chiarella lo sapete. Chi è nazionale? Blanuta. Blanuta è ancora in nazionale, sì, non è ancora rientrato, ma il resto stanno bene, a parte piccolissimi acciacchi che un po'... anche dalla settimana scorsa ci trasciniamo, ma piccole cose, cose banali, insomma, vedi Pontisso 20 giorni fa, un colpo a un piede, che in qualche modo il fastidio si mantiene, però niente di particolare. Mister, buongiorno, l'assenza di Pompetti è facilmente sostituibile, però tutti sono facilmente sostituibili, però è un giocatore che dà molta qualità, perde forse questo il Pescara nel match di domani? No, perché nel frattempo Mimouchai sta molto meglio, perché Giambò ha recuperato e perché abbiamo la possibilità di mettere in campo giocatori che li possono sostituire bene. No, non sono preoccupato dall'assenza di Pompetti, assolutamente, anche se Pompetti è un giocatore importante, ma all'interno di questo gruppo ci sono dei giocatori che possono far bene la loro parte. Quindi mister, chi ci sarà al posto di Pompetti? Ho detto Mimouchai sta bene, è un giocatore che Giambò pure. Siccome è una partita da dentro fuori, potrebbe anche essere durante la partita 3 più Clemenza, questo può anche essere. Durante la partita? Ma questo durante prima, non lo so, potrebbe essere, questa è partita da dentro fuori, quindi voglio dire il pareggio credo che non serve a nessuno, per cui... Per cui le possibilità sono altre. Che squadra è la Lucchese, se pensa ci possa essere qualche strascico anche di quello che è successo all'andata, anche se non c'è più Rizzo, se questo può acuire un po' la tensione di una gara che per il Pescara è decisiva e che si gioca su un campo che non è il massimo. Ma quello che è successo all'andata ci appartiene poco, abbiamo sbagliato, in quel caso c'è un giocatore che non c'è più, non abbiamo agito correttamente, poi loro sono squadra che corre tanto, squadra composta da giocatori che hanno fame, che si vogliono affermare, squadra organizzata dal punto di vista tattico, che ha gioco corale e aggressione, squadra che cerca i ritmi, non è il Pontedera, per cui nel senso che il Pontedera è una squadra che allunga sempre le squadre che ha di fronte, perché ha questo gioco di mettere palla davanti ed accorciare sulle seconde palle. La Lucchese è una squadra che articola il gioco, quindi è una squadra che si può anche aggredire tenendo bene il campo, a cui è possibile anche fare dei break, ma loro sono una squadra, come ho detto prima, e corrono tutti, ecco, danno pochi punti di riferimento e sono organizzati, ma è partita che noi andremo a giocare per vincere, perché è forse rispetto all'ultima partita, diciamo, ci sono delle condizioni migliori, proprio perché è una squadra che accetta il confronto. Io volevo parlare un attimo degli esterni bassi di difesa, perché Veroli sono un paio di partite che ho visto deve uscire prima, non so se qualche acciacco, se è stanco con i crampi. E Frascatore a Olbia fece gol, poi la partita dopo ha fatto comunque bene. Lì c'è ballottaggio come tra Zappella e Cancellotti, o le gerarchie sono quelle in difesa? Ma io di gerarchie intanto non ne ho mai fatte, valuto sempre, tant'è vero che hanno giocato sempre tutti. Poi
Vero, lì ha chiesto il cambio perché ha avuto un piccolo fastidio al ginocchio, per cui correva male a un certo punto della partita, e quindi quando corri male muscolarmente puoi avere un appoggio anomalo e quindi puoi essere soggetto a quello che è successo. Ma ha fatto un paio di giorni di lavoro differenziato, però ieri e oggi si è allenato, ma lì potrei scegliere uno dei due. O tutte e due, perché Vero li può interpretare molto bene anche il ruolo di difensore centrale, ma non è quello il problema. Gioca uno, gioca l'altro, cambia poco nell'economia della gara e soprattutto nella forza che possiamo mettere in campo. Cancellotti, Zappella? Idem, nel senso che Zappella sta facendo bene, Cancellotti ha giocato, adesso è così. L'ultima da parte mia su Rauti, perché è stato secondo me il giocatore più brillante di quel periodo positivo del Pescara, poi per tante partite non è sceso in campo dall'inizio, potrebbe tornare domani? Rauti è un giocatore che ha fatto bene, è un giocatore giovane che può crescere tanto, a differenza di quello che pensa lei, che non è tutti i giorni con noi. Proprio subito dopo quel periodo lui ha vissuto 6-7 giorni in cui ha avuto delle problematiche fisiche, non fisiche, è stato male, insomma, febbre, raffreddore, 4-5 giorni non si è allenato, ora è rientrato e sta bene. Rauti è un giocatore su cui noi contiamo, poi è un giocatore che può giocare anche in tanti ruoli, quindi poi chi sceglierò non lo so. Anche Dursi sta facendo bene, Ferrari sta facendo bene, Cernigoi è in grande crescita, Clemenza ha fatto bene domenica, soprattutto nel secondo tempo, poi anche lui c'ha qualche piccolo fastidio, ma sono fatti normali, insomma, in questo periodo. Trepali dunque tornerà a Sorrentino dopo l'esperienza in nazionale. C'è ancora qualche dubbio di formazione, soprattutto a centrocampo e in attacco, mentre in difesa dovrebbero giocare Iannes e Ingrosso al rientro dalla squalifica. Se non ci sono domande, Anna, ti restituisco la linea. Dalle KK Hotel di Pescara è tutto, la linea può tornare a te.